La moltiplicazione araba è un metodo per eseguire le moltiplicazioni alternativo alla classica moltiplicazione in colonna. Nella moltiplicazione araba si svolgono prima tutte le moltiplicazioni tra le cifre dei fattori, ordinando i prodotti in una tabella. In seguito si svolgono tutte le somme. Questa suddivisione delle operazioni, prima tutte le moltiplicazioni, poi tutte le addizioni, è un vantaggio rispetto alla classica moltiplicazione in colonna, in cui moltiplicazioni e addizioni si alternano in continuazione. Vediamo con tre esempi diversi questo metodo di moltiplicazione. Svolgiamo la moltiplicazione 29 per 56. Sistemiamo le cifre dei fattori sopra una tabella di due colonne e due righe, perché entrambi i fattori hanno due cifre, perciò due colonne per il 29 e due righe per il 56. Suddividiamo ogni quadrato della tabella in due triangoli rettangoli. Vedremo tra poco l'utilità di questa suddivisione. Ora completiamo la tabella svolgendo le moltiplicazioni dei numeri presenti. Consideriamo i numeri 2 e 5 e li moltiplichiamo. 2 per 5 uguale a 10. Sistemiamo il 10 nel primo quadrato, posizionando la decina in alto e l'unità in basso. Ecco svelato il motivo della suddivisione dei quadrati. Possiamo separare le decine dalle unità. Svolgiamo ora la moltiplicazione 9 per 5 uguale a 45 e posizioniamo le cifre nella tabella. Il 4 nel triangolo in alto e il 5 nel triangolo in basso. Proseguiamo facendo 2 per 6 uguale a 12. Posizioniamo l'1 e il 2 nei triangoli corrispondenti al 2 e al 6. Svolgiamo l'ultima moltiplicazione, 9 per 6 uguale a 54. E posizioniamo nella tabella le cifre del 54. Le moltiplicazioni sono finite ed ora inizia la fase delle addizioni. Per proseguire dovremo considerare le strisce diagonali che qui sono colorate in rosa, verde, rosso e azzurro. Prendiamo il 4 e lo portiamo in basso. Consideriamo i numeri della striscia verde e li sommiamo. 5 più 5 più 2 uguale 12. L'unità del 12, cioè il 2, la posizioniamo sotto la striscia verde. La decina, cioè l'1, la posizioniamo nella striscia rossa perché è un riporto. Consideriamo ora le cifre della striscia rossa 1, 4, 0, 1 e le sommiamo ottenendo 6. Spostiamo il 6 a fianco della striscia rossa. Infine, nell'ultima striscia c'è un solo numero, lo spostiamo in basso. La moltiplicazione a questo punto è finita. Le cifre del risultato sono quelle scritte fuori dalla tabella, che evidenziamo in giallo. Il risultato si legge seguendo l'ordine delle frecce, quindi 1, poi 6, poi 2, poi 4 e quindi 29 per 56 è uguale a 1625. Svolgiamo ora un'altra moltiplicazione, 356 per 47. Costruiamo questa volta una tabella di tre colonne, perché il primo fattore ha tre cifre, e di due righe, perché il secondo fattore ha due cifre. Dividiamo ogni quadrato a metà, come fatto in precedenza. Svolgiamo quindi tutte le moltiplicazioni, 3 per 4 uguale 12, sistemiamo le cifre nel quadrato corrispondente alle cifre 3 e 4 e proseguiamo nello svolgimento di tutte le moltiplicazioni presenti. 5 per 4 uguale 20, 6 per 4 uguale 24, 3 per 7 uguale 21, 5 per 7 uguale 35, 6 per 7 uguale 42. Ora ci concentriamo sulle strisce oblique e procediamo con le addizioni. Abbassiamo il 2, consideriamo i numeri della striscia rosa, li sommiamo ottenendo 13, quindi posizioniamo il 3 al di sotto della striscia considerata e scriviamo il riporto di 1 nella striscia successiva. Sommiamo i numeri della striscia verde e otteniamo 7. Sistemiamo il 7 sotto la striscia e proseguiamo. La somma delle cifre della striscia rossa è 6, quindi scriviamo il 6 a fianco della striscia. Nell'ultima striscia rimane soltanto l'1, che riscriviamo fuori. Anche questa moltiplicazione è finita. Il risultato è 16.732. Vediamo un'ultima moltiplicazione, questa volta con due numeri e tre cifre. Quindi la tabella è formata da tre righe e da tre colonne. E dividiamo anche in questo caso tutti i quadrati a metà. Svolgiamo tutte le moltiplicazioni, iniziando dalla prima riga: 1 per 3 uguale 3, 8 per 3 uguale 24, 2 per 3 uguale 6. Passiamo alle moltiplicazioni della seconda riga: 1 per 4 uguale 4, 8 per 4 uguale 32, 2 per 4 uguale 8. Finiamo con le moltiplicazioni della terza riga: 1 per 9 uguale 9, 8 per 9 uguale 72, 2 per 9 uguale 18. Evidenziamo ora le strisce oblique, abbassiamo l'8, sommiamo le cifre della seconda striscia ottenendo 11, teniamo quindi l'1 sotto la striscia e riportiamo l'1 nella striscia successiva. Sommiamo i numeri ottenendo 25, tengo il 5 sotto la striscia e riporto il 2, sommo i numeri della striscia verde ottengo 13, tengo il 3 a fianco della striscia e sposto il riporto nella striscia successiva. Sommo i numeri dell'ultima striscia e ottengo 6. La moltiplicazione è finita, il risultato è 63.518.